Il Movimento per l'Autonomia non soltanto non chiude la sua esperienza, ma registra questa fase nuova. Vuole diventare qualcosa di diverso, vuole diventare qualcosa di più grande, ma anche qualcosa in un certo senso di nuovo. E questo lo deve testimoniare, caro Nicola, anche nel potenziamento, nel rafforzamento della sua classe dirigente e nell'apertura delle sue porte a contributi nuovi sul piano culturale, certamente sul piano ideale, se si vuole, ma anche sul piano delle risorse umane. Ma se noi, caro Nicola, ne abbiamo 29, si voterà il 28, ma se noi, perché no, lanciassimo sin d'ora, perché non ci dessimo appuntamento affinché, qualunque sia il governo, qualunque maggioranza ci sia, noi non possiamo non esserci, che so io, a dicembre o a gennaio, lanciassimo l'idea di indire un referendum in Sicilia, Regione autonoma, soltanto sulla carta, perché si potesse conquistare l'autodeterminazione del nostro popolo e dei nostri governi, perché cominciamo a muoverci autonomamente. Sarebbe stato incoerente se ci fossimo alleati con i candidati governatori dei partiti nazionali. Saranno bravi, saranno eccellenti, saranno per bene, per carità, non mettiamo sicuramente in discussione. Ovviamente, lasciamo perdere il titolo di Ascaro o di quello che volete, saranno costretti a fare la politica dei partiti nazionali. E da una parte c'è un centrodestra di cui si legge ancora. Ho detto ieri una nota, forse è sulle prime pagine dei giornali di oggi, in cui veniamo ad apprendere che un tal deputato dichiara che Berlusconi gli avrebbe dato 500.000 euro per cercare di incastrare l'attuale presidente della Camera, il presidente Fini. Noi abbiamo avuto un'esperienza di governo nella nostra terra che è stata guidata da Berlusconi, per cui e per cui parlo di tutti loro, l'avversario deve essere massacrato politicamente, deve essere massacrato mediaticamente e deve essere massacrato anche se possibile su altri piani. E se gli altri piani, gli uomini degli altri piani hanno bisogno di denaro, hanno bisogno di altri strumenti pur di distruggere l'avversario, beh, non c'è dubbio che questi strumenti vanno usati. Ora, signori elettori del nostro movimento e simpatizzanti e sostenitori del mio amico e del nostro amico Nicola, a vincere il centrodestra con qualunque candidato presidente, sapete chi è il candidato presidente? Vuol dire vedere l'importanza della Sicilia, rilanciare la candidatura di Berlusconi al Presidente del Consiglio. Non macchiamoci di questa cosa.